Manamana. Buongiorno a tutti ragazzi, finalmente è ricominciato il calcio, è ritornata l'Inter e abbiamo ricominciato a bestemmiare. Ammettetelo, non vi mancava quella rabbia, quelle bestemmie che tiriamo fuori negli ultimi minuti quando sei lì che devi cercare di andare a vincere la partita e che poi alla fine non vinci come ieri sera? Non vi è mancata, eh? A me onestamente sì, mi mancava, però questo non è calcio. Infatti non volevo spendere troppe parole per la partita perché questo calcio non mi piace. Io ero uno di quelli che onestamente avrebbe sospeso il campionato, poi le soluzioni si sarebbero anche potute trovare, però ricominciare così non mi piace, senza pubblico, con le finte esultanze coi gomiti che poi in realtà si abbracciano tutti, si strattonano in aria e protestano contro l'arbitro uno sopra l'altro ammucchiati come nelle peggiori orge. Non mi piace, questo per me non è calcio, non mi stimola, non mi dà quell'adrenalina che ho sempre avuto. E questa cosa non mi è capitata solo ieri sera. Io mi ricordo che anche Juventus-Inter, per la prima volta nella mia vita, quando ancora il campionato andava o non andava, non mi ha dato nulla. Non l'ho vissuta come avrei dovuto vivere un Juventus-Inter. Cioè, stiamo parlando di Juventus-Inter, quindi della partita cosa posso dire? Ce la siamo giocata sicuramente malissimo a San Siro, perdendo 1-0. Il Napoli non ha fatto altro che ripetere la partita dall'andata, quindi catenaccio, dopo l'1-1 si sono chiusi dietro. Non ho visto per nulla un bel Napoli a livello di gioco calcio. Poi, se vogliamo dire che Gattuso comunque ha ridato un'anima a questo Napoli, bene, però a livello calcistico non mi è piaciuto. L'Inter non ha fatto granché, però comunque possesso palla e occasioni sono a favore dei nerazzurri. Abbiamo trovato davanti un grandissimo portiere che sicuramente ha recuperato l'errore dei primi minuti del gol subito, dopodiché veramente ha chiuso la saracinesca e non ha fatto passare più nulla. Abbiamo sbagliato noi veramente tantissimo, perché mister Candreva, quando si è trovato davanti a Ospina, poteva passarla in mezzo. C'era anche Handanovic libero, poteva darla a chiunque, lui ha voluto la conclusione, grande parata per l'amor di Dio, però in certe occasioni secondo me un passaggio al centro vale molto più di un tiro e anche di un eventuale gol. Davanti zero, Lukaku io lo reputo un grandissimo attaccante, ma da solo non fa reparto, non è Zlatan Ibrahimovic, e quindi ha bisogno di un partner che in questo momento è veramente un assente ingiustificato. Infatti volevo parlare principalmente di questo, la mia critica in questo video è proprio per questi giocatori, per questa generazione pessima che è la generazione dei Balotelli, la generazione dei Kin e la generazione dei Lautaro Martinez e dei Sebastiano Esposito. Signor Lautaro Martinez, signore è un parolone, sei ancora un ragazzino, stai dimostrando comunque molto poco a livello comportamentale. Se vuoi andartene a Barcellona, se vuoi raggiungere Messi, fallo, levati dal cazzo, togliti la nostra maglia e vai dove vuoi, perché se devi giocare così svogliato, scazzato, con la sostituzione prenditene, vai scoglionato in questo modo, per quanto mi riguarda tu puoi togliere la nostra maglietta. Credevo tanto in te, affidavo il futuro dell'attacco dell'Inter a te, ma forse mi sbagliavo come si sbagliavano un sacco di interisti. E purtroppo anche il tuo compagno, il tuo partner in attacco, beh, non partner ufficiale, però Sebastiano Esposito, 18 anni ragazzi, 18 anni, 7 minuti di presenza con l'Inter, un calcio di rigore segnato, grazie comunque a noi che abbiamo invocato il tuo nome e Lukaku ti ha generosamente lasciato questo rigore, e tu mi vai a rifiutare un rinnovo di contratto da 800.000 euro l'anno, ragazzi, 800.000 euro a 18 anni, e il signorino si permette di rifiutarlo. Vuole 1 milione di euro, ma 1 milione di euro, ma per che cosa? Ma per che cosa vuoi 1 milione di euro? Ma che cazzo hai dimostrato? Oh, hai la maglia dell'Inter addosso, devi stare zitto, devi dire: oh, io gioco anche gratis, ragazzi, finché non divento un attaccante coi controcoglioni io gioco gratis. Invece no, tu ti vieni a permetti di dire
Io non voglio 800.000, io voglio 1 milione di euro. Tu te ne devi andare a fare in culo. Ve ne dovete andare a fare in culo voi irriconoscenti, ragazzini di merda viziati, che state rovinando il gioco del calcio. Dovete solamente ringraziare di aver avuto il culo e la possibilità di ritrovarvi su un campo di Serie A. Dovete stare zitti, abbassare la testa e ringraziare Dio che ogni giorno voi siete lì ad allenarvi per prendere i soldi, quando c'è gente che si sveglia alle 4:30 del mattino e torna a casa alle 8 di sera per 1.200 euro. Schifosi ingrati, siete degli schifosi ingrati. Niente, finalmente ho ricominciato a sclerare, questo vedi, per questo che io non mi mancava il calcio, perché poi mi torna il nervoso, ho fatto 3 mesi di disintossicazione, di terapia, e adesso mi ritorna la scimmia. Quindi niente, ormai il calcio è riniziato, mercoledì sera ovviamente si tifa Napoli. Mister Gattuso, io ti auguro che dall'alto qualcuno ti aiuti a vincere il tuo primo trofeo, te lo meriti comunque, perché Gattuso come uomo, nonostante la maglia indossata in passato, rimane sempre un grande. E volevo dire a tutti i tifosi napoletani e romanisti che ieri sera sono venuti a prendermi per il culo: ma che cazzo parlate? Ma che cazzo in due non fate nemmeno la bacheca della Provercelli? Vi venite a rompere i coglioni? E Napoli che vive, quelli del Napoli che vengono a dire: ma ultimamente che cosa? Ma ragazzi, ma cioè vogliamo paragonare la bacheca dell'Inter, che per l'amor di Dio, ci possono prendere per il culo quelli del Milan, quelli della Juve? Ma che cazzo parlate voi? Ma che, come se un cazzo di cinese col cazzo piccolino ieri sera avesse scopato per la prima volta in vita loro e vengono a dire: ma Rocco Siffredi ieri non ho scopato io sì. Allora Rocco Siffredi, se vuole, ti impala, ti fa fare come Vlad l'impalatore, ti apre in due come una mela, e tu per una cazzo di volta che ti togli una soddisfazione in 50 anni, 60 anni di vita, mi vieni a fare lo spiritoso. Ragazzi, quando inizierete a essere considerati come una squadra e non come una provinciale, allora potete venirmi a rompere i coglioni. In caso contrario, ragazzi, vi auguro una buonissima fortuna, e in questo caso sì, per mercoledì sera, forza Napoli. Tutti gli altri, andate a fare in culo. Ciao ragazzi!